Ragazzi, e benvenuti a questa nuova recensione a caldo dell'episodio 202 di Boruto. Titolo dell'episodio: La setta religiosa. Asciamo perdere con la A. Allora, iniziamo la puntata subito. E ci fanno vedere Boro che arriva in un posto che noi conosciamo, ovvero dove era caduto, anzi, dov'è caduto il dirigibile. Vi ricordate dove c'era Kawaki dentro? Ecco. Arriva lì, entra dentro il dirigibile. Va nella zona comandi del dirigibile, sfascia tutto e prende una cosa. E noi non sappiamo cos'è che ha preso. La mette dentro una busta e se la porta via. Però ancora non ce l'ha fatta vedere in questa puntata. Non ci ha fatto vedere niente. Cosa avrà preso? Chi gli era messa lì? Non si sa. Ora passiamo a Sasuke, ragazzi. Che come è successo la volta scorsa, come abbiamo visto alla fine della volta scorsa, era arrivato in questo posto mandato da Sai. E qui parte anche per l'appunto il flashback che ci fa vedere Sai che dice con Sasuke e Sasuke devi andare in sto posto, vai a scoprire qualcosa lo chiedo solo con te perché sei l'unico che si può muovere velocemente quindi va a te e non rompe i coglioni. Questo è quello che gli ha detto Sai. Sasuke in questo posto tocca una lastra di pietra e al centro di questa sorta di altare dove era arrivato per l'appunto anche Sasuke spona eh, Kinshiki. Vi ricordate Kinshiki? Ecco, e Sasuke vuole affrontarlo. Kinshiki va per attaccarlo ma era un ologramma, ok? Non ho capito come ha fatto Sasuke a non accorgersi che era un ologramma, perché si vedeva in maniera palese. Poi Sasuke ha degli occhi, posso dire, perfetti o quasi perfetti. Vuoi che non ti accorgi che è un ologramma? No, non se ne è accorto subito. Ora ragazzi passiamo a Boro e a questa sua setta. Lui arriva dopo essere andato, come vi ho detto, là dal dirigibile, quindi torna in questa sua setta, in questo suo posto entra e ci sono tantissimi fedeli che pregano anche per lui e qui Boro fa un discorso io vi salto il discorso ragazzi ve lo lascio a voi ma quello che ci fa capire Boro che è molto 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 bravo a convincere le persone cioè è veramente bravo arrivano anche dei ragazzi marridotti che stanno male e lui li convince lui dice io ho incontrato una divinità l'ho proprio incontrata una nuova divinità Otsutsuki ok, poi vi lascio il resto a voi cioè, è veramente bravo a convincere le persone non è stupido, anzi, dopo che Boro ha fatto questo suo discorso, noi ripassiamo da Sasuke, come vi ho detto Sasuke in questa puntata giocherà molto starà su questa pietra perché ci sono dei cerchi in questa pietra lui toccherà tutti i cerchi in questa pietra e spawnerà al centro di questo altare un personaggio diverso prima è spawnato Kinshiki adesso spawna Momoshiki e vi spoilerò che spawnerà anche l'ologramma di Kaguya, ok? Li ha fatti spawnare tutti e tre. Ora ragazzi è sera e al tramonto e Boro sta parlando con la sua sacerdotessa che si chiama Inari, ok? Arriva un personaggio che eh, è il fratello di Inari e vuole per l'appunto salvare Inari perché dice questo che sta dicendo Boro sono tutte cazzate, sei, sei malata, sei circuita. Si dice così, da lui. Quindi credimi, lascialo perdere, vieni con noi, i nostri genitori sono in pensiero, ok? Il fratello è un ninja e eh, mette fuori gioco le guardie di Boro, ma erano due coglioni. E in più cosa fa? Colpisce Boro con una lama d'acqua e lo taglia a metà. Però Boro si richiude, ok? E cosa fa? Io qui l'avevo intuito, come vi ho detto prima, Boro non è stupido, non può non può uccidere il fratello della sacerdotessa, uno perché le sacerdotessa e tutti gli altri si fidano di lui. Se lui fa una cosa del genere davanti a loro, chiaramente perde la fiducia. Quindi cosa fa? Dice con la sacerdotessa: "Prendi i ragazzini, portali dentro e io accompagno tuo fratello fuori". A parte che manco l'accompagna. Si avvicina al fratello, lo tocca e il fratello c'e muore. Easy. Però potevi almeno accompagnarlo fuori. Cioè, è una fatica poi prenderlo su appeso morto e portarlo fuori. Porti fuori, ci va con le sue gambe e poi lo uccidi. Vi sembrerà strano, ragazzi. Ma adesso torniamo da Sasuke. <ride> sì, sì, e preme di nuovo su questa parete un altro cerchio e spawna un altro personaggio. Un altro Tozuki, ma che noi non conosciamo. È un, uno Tsutsuki con un corno da una parte, ma noi non sappiamo ancora chi è. Chi è? Lo scopriremo. Però, sotto questo altare ci sono dei buchi, Sasuke sente un rumore. Io vi faccio, ve lo sto dicendo così, ma è tipo due ore che Sasuke è lì che fa avanti e indietro tra i, buchi sul cioè, tra i cerchi sul muro e, e l'altare e vede spawnare persone. Sono due ore che fa avanti e indietro e il rumore l'ha sentito adesso. Per dire, c'hai un nudito, Sasuke. Vabbè, comunque. Sotto questo altare c'è un animale. Grande. Cioè, secondo me allora nel manga c'era e mi sembrava più piccolo, nel senso più piccolo del normale. Qui l'hanno fatto vedere grande, quindi forse ho sbagliato io a giudicarlo nel manga. Ma comunque chi c'è dentro questo buco? Il Dekakoda. Dopo aver visto questo Dekakoda, Sasuke un po' si caga in mano e arriva Jigen con una tecnica di spazio-tempo. Arriva, va vicino al Dekakoda e gli ciuccia un po' il chakra per eh, aumentare anche l'effetto del suo karma. Ok, e dice: Ora è il momento di andare a trovare Boruto e Kawaki. Quindi, prossimamente, forse vedremo uno scontro tra di loro. Non si sa. E qui ragazzi, finisce la puntata. Sì, non vi ho raccontato quello che dice Boruto, perché a un certo punto c'è un tramezzo anche di Boruto, e anche adesso alla fine c'è Boruto che dice due cose. Ma sti cazzi, sti cazzi. Ragazzuoli, io spero che il video vi sia piaciuto. Se è così, lasciate un bel pollice in, in su. Se non è piaciuto, chiaramente, pollice in, in giù. E bella, regà, vi aspetto tutte le domeniche in live su Twitch con Boruto. Oltre a giovedì che siamo in live e da questa settimana in poi. Oltre le live di domenica e di giovedì, ci vedremo anche sempre in live per vedere insieme le partite dell'Italia. Quindi vi aspetto, ragazzi! Mi raccomando!